120 minuti su Stazione 41 con Angelica Malvatani. Eccoci, torniamo su Stazione 41, torniamo sul canale 211 di FM TV, anche oggi pomeriggio, anche stasera alle 21, quindi se ti vuoi rivedere questa sera ti puoi rivedere. Ti rivedi? Sì, assolutamente, non vedo l'ora. Poi hai scaricato l'app di Stazione 41? No, però sì, lo sto facendo assolutamente, E verrai al veglione del 12 febbraio. Ho mascherato. Già prenotato, non si poteva dire diversamente. E va così. Senti, allora, la musica, il disegno, i colori, ci salviamo così, che dici? Come lo vedi tu questo mondo? Salviamoci con le cose belle. Beh, questa è la mia soluzione. Questa è la mia soluzione. È chiaro che è difficile, È difficile. Non è un tempo facile. Oh, terribile. Però sì, la soluzione è questa. So che stai lavorando tu di bello adesso? Oh, come ti dicevo, ho cambiato un po' rotta da un progetto di 3 anni a tanti progetti contemporaneamente. Impossibile elencarli tutti. E quindi mi piace proprio saltare da una cosa all'altra. Io adesso faccio il freelancer e quindi è un lusso che mi sono concesso per i miei 40 anni questo. E quindi faccio diverse cose. Sto facendo un lavoro di grafica, non posso dire il cliente. Sto facendo altre cose di video, animazione, altre cose. Illustri libri e storie ancora? In realtà l'illustrazione è una cosa che tengo un po' per me e quindi lo faccio proprio per cose particolarissime. Sì, per rilassarti. Sì, è vero, è un po' la mia passione che tengo, diciamo il mio sfogo artistico, chiamiamolo così. Il resto è molto professionale quello che faccio. Quindi tu disegni anche per te stesso, quindi un pochino? Beh, sì, assolutamente. Non ti è un'esigenza, stanchi, no, non io per esempio che scrivo questo. Faccio fatica a scrivere per me, mi sono un pochettino fermata in questa cosa. Dobbiamo fare un corso di disegno. Dobbiamo fare un corso di disegno. Ci ha visto il bisogno di psicanalisi. Mi sa. Poi ne parliamo con la prossima ospite. Mi sa, abbiamo un sacco da dire. Dai, facciamo, organizziamolo, lo lanciamo da qui proprio. Qui. Troviamo gli sponsor. Sì, lo facciamo qui in questa stanza con Stazione 41. Troviamo gli sponsor. Ne parlavo l'altra volta con delle persone che me lo chiedono e ho già il nome del corso: Come disegnare meravigliosamente male. Oh, che bello, è il mio questo. Perché? Io e la mia pecora veniamo. Partiamo dalla mia pecora. E cerchiamo di farne un animaletto vero. Dai, che bello. Vieni, Michela, ti scrivi? Sì, assolutamente sì. Tu sei brava a disegnare? No, cioè, no. Ci stavo pensando, ma no. Non sono neanche così scarsa, però è l'ispirazione quella che manca, è riuscire a tradurre con la mia mano quello che ho nel mio cuore e nella mia testa. Ricordatevi una cosa, che due dei maggiori artisti di sempre hanno fatto un percorso inverso, è strano. Picasso, che era forse uno dei più straordinari disegnatori di sempre, ha passato la sua vita cercando di disegnare male, fra virgolette, perché voleva disegnare come un bambino. Quindi da straordinario disegnatore verso il disegnare male. E Van Gogh, che era un pessimo disegnatore, lo è rimasto per tutta la vita, ha cercato la sua vita di disegnare bene. Si incrocia, la strada sta a metà. Bisogna imparare a disegnare, che è diverso da disegnare male o bene. Bisogna essere espressivi. E sei tu, in qualche modo sei tu comunque, no? Con quello che disegni sei tu. Certo. Ci metti la tua anima per forza, o se no non è un disegno tuo. Certo. È quello, l'hai ricalcato. Il segreto è non come si disegna, ma perché si disegna. Esatto. È tutto lì. È che è un po' in tutte le cose della vita, del resto. Sì. Oggi più che mai, perché il come lo si può imparare pure su internet. Certo, se ricalchi fai una stampa, poi colori, hai fatto lo stesso un disegno, ma non è il tuo. Ma il perché invece si apre un mondo straordinario. Senti, Michi, che ricetta prepareresti tu per Corrado, così, giusto per... Perché ci vuole una ricetta per il giorno che facciamo questo corso, noi mangiamo pure qualche cosina. Sono curioso. È giusto, mi piacerebbe preparare, non so perché, esordisco sempre quando conosco qualcuno con una pasta, probabilmente perché è la cosa quella più universale, no? Un po' come il linguaggio del disegno, la pasta, sì. Forse una pasta alla matriciana, non so perché mi è venuta in mente questa cosa. A prezzi? Beh, allora, se c'è un piatto che io adoro è la matriciana. Giuro che non lo sapevamo. Ti assicuro che non lo sapevamo. Io ho vissuto tanti anni a Roma e sono...
passatemi il termine, un talebano della Matriciana. E quindi adesso io la voglio gliela assolutamente l'originale, adesso quindi gliela con guanciale, senza cipolla, per diva, carità, perché niente, i talebani c'è la questo... ricetta precisa. Sì, io ce la mettevo. Io l'ho importata, c'è mia suocera che la fa benissimo. Allora. Io ce la metto la cipolla. Sulla matriciana possiamo chiudere, ma la matriciana è quella sì, vera. Sì. Allora, benissimo. Sulla matriciana abbiamo già organizzato una matriciana, un corso di disegno, siamo pronti a fare un cartone animato. Via, siamo partiti per questa nuova incredibile avventura e quindi possiamo andare in musica. Cinzia, così salutiamo davvero Corrado Virgili che ci ha fatto questo regalo. E veramente ti aspettiamo, ci hai promesso che ci tirerai fuori da questo tunnel del non disegno. Sono pronto. A posto. Grazie. A tra poco.